La riserva naturale di Torre Guaceto rientra pienamente tra gli 8 quesiti referendari che l'associazione politica Possibile, guidata dal presidente Giuseppe Civati, onorevole alla Camera dei Deputati, intende presentare in Parlamento per abrogare alcuni provvedimenti di legge dei governi Renzi e Monti su 4 temi fondamentali: scuola, lavoro, democrazia e ambiente. Per la consultazione sarà necessario presentare 500.000 firme da raccogliere entro il 30 settembre 2015 e a questo proposito, oltre che per toccare con mano la realtà territoriale, l'onorevole ha avviato un mini tour in Puglia concentrato sul tacco d'Italia inerente alla sua indagine sulle politiche per lo sviluppo del Sud per promuovere la raccolta firme, iniziato ieri a Taranto e proseguito oggi nell'area protetta di Carovigno. Una visita congiunta insieme alla comunità dei pescatori e degli agricoltori per partecipare poi anche a un convegno inerente ai pericoli delle trivellazioni in Adriatico. E la cosa più bella di questa esperienza è proprio quella, che è sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche da quello economico, che ha aperto nuove prospettive alla pesca, una pesca di qualità, che ha ripensato l'agricoltura, che attira molti turisti. Io qui sono in veste ufficiale ma spesso ci vengo, come dire, da vacanziero. In generale mi sembra un bel modello da esportare, anche che dice della fatica nella svolta culturale, nella conversione, ma che ci racconta anche della possibilità di farcela. Insomma, è un bel esempio che richiama anche un'attenzione da parte delle istituzioni, che secondo me devono mettersi a disposizione totale di progetti così, al di là delle maggioranze, delle amministrazioni. Davvero deve essere un segnale, perché l'Italia può ripartire da queste piccole oasi, da questi piccoli esperimenti con grande slancio. Io penso che ci sia stata una grande pazienza, perché i cambiamenti hanno bisogno di tempo, bisogna dirlo a Renzi, lo avvisiamo, che a Torre Guaceto hanno fatto una cosa che ha richiesto anni, ha richiesto anche conflitti, ha richiesto discussioni, e poi appunto il fatto che funzioni. Spesso l'ambiente è vissuto come un affare di nicchia, una cosa che poi non regge dal punto di vista economico. In questo caso hanno dimostrato i pescatori, prima di tutto gli agricoltori e ovviamente chi ha gestito il parco, che si può fare un passo in avanti. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza. Il referendum che noi presentiamo anche oggi qui in Puglia, che invito tutti a firmare nei comuni, nei banchetti che si incontrano, sono referendum che restituiscono ai cittadini la possibilità di decidere. Nessuno ha votato le cose che vedete approvare. Uno dice: ma perché? Nessuno le aveva promesse, né le aveva promesse Bersani, non le aveva promesse nemmeno Berlusconi. È tutto affidato a un ceto politico che ovviamente trova gli equilibri con se stesso ma non con i cittadini. E per esempio qui potrebbero arrivare le trivelle. Non è una battuta, non sono io polemico, quindi anche su questo, sul modello di sviluppo, io preferisco Torre Guaceto alle trivelle. In riferimento al governo regionale, l'onorevole ha rivolto anche un pensiero al presidente Emiliano. E io ho lasciato il PD proprio perché il centrosinistra invece non esiste più. Infatti si vede la funzione anche critica e dialettica di Emiliano, che su molte cose è più d'accordo con me, con quello che le sto dicendo, che con il governo e con Renzi, che ha largamente sostenuto. Penso alla scuola: il Partito Democratico della Puglia si espresse contro la riforma della scuola. Mi chiedo come facciano poi i parlamentari invece a votare tutto, no? Perché quando io votai da solo contro lo Sblocca Italia nel gruppo del Partito Democratico, davvero mi chiedevo: ma come fai a tornare in Basilicata, in Puglia sulle trivelle, in Veneto sulle autostrade, magari in Umbria che ti passa una superstrada sopra casa, senza che ce ne sia alcun bisogno? Quindi quello che chiedo però anche a Emiliano e a tutti quanti è un po' di coerenza. Se non sei d'accordo lo dici, però ne trai anche un po' le conseguenze. Io l'ho fatto in modo drammatico, non lo consiglio a nessuno, perché non è mai bello abbandonare un partito e riprovare a ricostruire le cose dal basso. Questo invece è molto appassionante. Quello che consiglio però è di essere un po' leggibili, non puoi dirti renziano lunedì e martedì essere contrarissimo. Con i vertici istituzionali della riserva, Civati ha discusso sull'estensione del modello Torre Guaceto, come spiegato dal presidente del consorzio di gestione Vincenzo Epifani. I punti di forza sono l'agricoltura sostenibile e la pesca sostenibile, quella che proprio stiamo vedendo in questo momento. Il fatto che noi siamo stati pionieri in Europa e anche a livello mondiale, perché anche università americane sono venute a studiare il fenomeno della pesca a Torre Guaceto, dove il pescato è così grande. Perché? Perché abbiamo educato i pescatori a pescare una volta a settimana ed in più ad avere delle maglie più grandi, che hanno permesso nel tempo di darci ragione e di avere un pescato d'eccellenza. Questo modello, come dicevamo con l'onorevole Civati, molto importante, oggi deve essere un modello pioniere, ma deve essere esteso, perché tutelare oggi questo specchio di acqua vuol dire creare delle condizioni migliori per domani. Ma queste condizioni migliori non devono essere localizzate, deve farsi una mappa anche a livello nazionale, dove ci sono delle piccole aree dove il pescato, perché poi anche i pesci sono intelligenti e capiscono che lì si sta meglio perché non vengono pescati, si ricreano. Quindi se noi riusciamo a creare delle zone dove c'è la possibilità di ottenere questi risultati, noi avremo un'eccellenza italiana.
Il primo progetto che mi viene in mente ed è quello al quale ci tengo di più è quello che abbiamo già chiesto sia al sottosegretario al Ministero dell'Ambiente Degani e al Presidente Emiliano, è quello del recupero delle acque reflue, dove noi andiamo a utilizzare per scopi irrigui le acque reflue del depuratore, anche perché il depuratore, che oggi è qualcosa di negativo per la riserva, per la sua bugheazione, può diventare un modello d'eccellenza, quindi può diventare anche qualcosa di positivo, perché nel momento in cui noi abbiamo un depuratore che in prima battuta ti fa utilizzare l'acqua per gli scopi irrigui, in seconda battuta va sulle trincee drenanti che l'appalto è appena partito, in terza ed ultima battuta va nella canalizzazione sottomarina, noi avremo un modello d'eccellenza anche nel depuratore e quindi essere anche in questo una un'anomalia italiana.